Ok, l'audio tornerà quando piglio il tasto, spero. Non mi ricordo nemmeno più cosa stavamo facendo. Axe, ce l'ho le Axe, sì, Axe. Aspettate che scrivo sul gruppo che c'è sul canale che... ho sbloccato l'arma nuova. Esatto, ma è crashato tutto. Nel mentre che dicevo che a me non è che sembra che sia così forte, Cioè, non mi sembra così forte l'arma nuova, raga. Secondo voi è turbo forte? Per me no. Cioè, forse è sto livello qui che sono, hanno troppa vita questi. Ah, grazie che poi vedi il DPS, picchia a 360 gradi, ovvio. Ma questo P è il gioco, sì. Ok, non è qualcosa che mi sta esplodendo. Beh, la schieri con i 40, come stai? Un po' che non ti vedo. Comunque veramente ragazzi, team ultimamente sta dando troppi problemi, ma troppi troppi. Ah, serve il tomo, Ah, ci serviva il fulmine, ecco cosa cercavo. Ci serviva il fulmine. Bella, Onni con i 26. Ok. Team de merda. Boom. Ok, aumentiamo il nostro DPS AOE, vediamo. Fulmine, pogheroni. Adesso mi devi dare 9000 fulmini. E invece, nope. Candelabro credo che sia meglio di cross al momento, ma io prenderò cross. Knife, così lo morfiamo. Lightning. Lightning, cross, forse era meglio spinacio. I need healing. I need healing. Sì, mi sembra di essere in ospedale con questo beep, ragazzi. Cioè, veramente ansia. Cioè, questo beep mi sa veramente di ospedale. È abbassato la musica? No, è sparita. Non so perché se n'è andata. Ah, forse si è buggata la musica? Ah, dopo un po' che in pausa sparisce la musica. I'm sorry, raga. Finché non senti B continuo, sei tranquillo. Tranquilli, ragazzi, ce l'ho io la musica. No, non questa. C'abbiamo anche l'arma di Bayonetta. Madonna, non faccio un cazzo di danni, raga. Ah, Onni. Oh. He dead? Aspetta, magari adesso si ripete la musica? Ah, coltello, va bene. No, la musica mi sa che rip.
Va bene, non male. Allora, se noi camminiamo verso destra, non dovrei essermi spostato di troppo e dovremmo trovare un altro magnete. Ce ne avevo droppati due vicini e uno l'ho lasciato giù apposta. Pianificando fin dall'inizio che sarei andato verso sinistra, l'ho reclinato un po' e sarei tornato verso destra. Ah, toro. Ma non è il 10% in più che mi serve, figa, è di più del 10. Vediamo, proviamo a tirare un po' dritti. E vedi, anche se piglio quei coltelli non sciotto, eh. Minchia, esatto, pure PG che scala DPS, cioè abbiamo 86% di might. Però effettivamente siamo solo level 56 a livello 20, eh. Cioè al minuto 20, siamo dei livellati a manetta. Premo spinaccio, direi. Spinaccio. Cross. Lightning. 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 Cross. Candebracer. Candelabro. Spinacio, applicazione di spinacio, bracer, ok. Ora siamo 64, mi serve un named, mi serve un named, please, give me a named. Mi serve una chest, devo evolvermi. Sento il bisogno, eccolo qui. Ora mi droppa la gemma rossa, impazzisco, very good. Ooh baby! Pom 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 pom. Chi è che diceva che serve l'hack, regà? Due volte l'ho preso stasera, eh. Le uniche due volte che non avevo l'hack. Ok. We pretty good, direi adesso. We pretty good. Ok, ora dobbiamo solo livellare, giusto per livellare, perché comunque è 1% di danno in più ogni level con lui. Beh, sembra che ci sia del DPS ora, eh. Ma è il fulmine, raga, è il fulmine che fa i massa danni. Ok, dobbiamo stare attenti alle streghette. E in tutto questo, sì, secondo me l'arma comunque non è warp, raga. Deve avere l'hack, raga, senza l'hack è impossibile. Senza l'hack non è fattibile. Mi è tornato anche Paco. Eh sì, ma a tutti, cioè almeno a tutti quelli con team, credo, Paco. Big coin bag. Che roba easy. Non lo so però, non vedo questo danno. Non ho burst damage, diciamo. Quindi io la vedo grigia. Poi non so come sarà sto stage alla fine. Sono i team dei tempi 56k. Io la prima fibra che è arrivata qui è team. Poi giustamente non l'ho mai cambiata, perché con tutto il tempo che ti lasciano senza quando switchi, non me lo posso permettere.
Forse ti conviene togliere il tiramisù. Ma non posso toglierlo ormai. Cioè, quando prendi un upgrade è quello. Che poi teoricamente l'arma che ho dovrebbe fare più danno con i revive, c'era scritto. Il tiramisù ti dà un revive. Non so se quando muoio si toglie, non credo però. O forse sì. Se muoio perdo tiramisù, regà, e mi si apre uno slot? Però sti cazzi, no, mi tengo la vita. Inconsumabile, ok. Il secondo livello me ne dà un altro, che dovrei avercelo cappato io. Sì. Vabbè, in caso posso provare... Vabbè, vediamo, raga. Tanto l'importante è finire lo stage. Eh no, io ho amici che sono stati settimane senza internet, Paco, quando hanno switchato. Ah, non fai più danno, ma reggi di più in base ai revive, ok. Serve una calamita, guarda quanti XP. No, 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 adesso ci giriamo e la prendiamo tutta insieme. Va bene. Va bene, muoio apposta. E tolgo il tiramisù. Ok, abbiamo tolto il tiramisù. L'abbiamo fatto per il DPS, chat. L'abbiamo fatto per il DPS, it's ok. So cosa sto facendo. Ho preso nel culo, chat. Please, dammi un diamantino rosso di tutta l'XP che c'era indietro, fai il bravo. Eccolo. Eccoli. No. Va bene, prendo Clover che mi morfa l'altra e non potevo fare altro, raga. Muori fast, please, muori fast, please. Nice. Purtroppo non avevo né reroll, né banish, né nulla. Vabbè, comunque morfiamo anche questa, va bene. Adesso abbiamo luck, siete felici? Ah, in realtà qua è buono, eh. Il boomerang non mi serviva più e questa paga di più sulla UE. Abbiamo anche duplicator. Sì, guarda come pulisco, mo. Non so, Rick, trust me, trust me. I'm an engineer. Vedi, adesso con l'hack è uscito triplo. Dove sono i luck believers? È un botto di luck se guardi le stat. 90%, sono fortunatissimo. Sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno. Sono fortunato perché non c'è niente che ho bisogno. Quando viene sera. Ma secondo me conviene muovermi qua, eh. Mi conviene continuare a muovermi. Cosa ha fatto quel fulmine, raga? Ha shottato tutto il fulmine. Il fulmine ha shottato lo screen. Va bene. Ci sono tre palline rosse lì a sinistra e 9000... Bene.
Però il fulmine è tra le più forti che ci sono, raga. A livello di clear è troppo forte il fulmine. Oh cazzo, iniziano ad essere tanky. Manca un minuto, chat. Chat, we are having some issues, chat. Oh merda. Un pollo. No, non ho abbastanza danno. Non muoiono più. Li posso solo spingere. Sto tentando di livellare per porca puttana, per prendere un pollo, ma niente. Sai che siamo fottuti, chat. Sto facendo lo slalom, ci provo, ma... It's not easy. Un pollo! Ok, credo che sia fatto apposta così sto livello, però, eh. Ok. Easy clap! Easy clap! Unlocked skip, ok. Unlocked banish, va bene. E vuole ottenere 500 gold, ok, niente di che. Quindi, signorine, ci manca solo l'ultimissimo stage, quello bonus che hanno messo. Vediamo, cosa volevo mettere prima? Volevo mettere grid, no, volevo mettere growth, io. Allora, e lo giochiamo, lo proviamo finalmente l'Eda, dai, che l'abbiamo sbloccato prima. The Bone Zone. Come over here and say you're an Holy Vespers. Let's go. Tornate anche la musica. Vogliamo pentagram? I gatti, no, fuck i gatti. Ma io banisherei Late the Sparrow. Però no, magari è meglio banishare una secondaria. Rerolliamo. Whip, ci piace Whip. Bella mazza con i 32. Whip Axe. E stregato con la Tier 1. Thank you so much, my friend. Bienvenido. Song of Mana non è male, eh? Vero, Zoe? Song of Mana non è male, ma aspetta, voglio prendere Bracer, perché tanto prendo coltelli. Madonna, che rotto sto PG con la wand uppata. Cioè, all'inizio è proprio broken. All'inizio è proprio broken. Oh, cazzo. Ah, banisciamo Laurel. Grazie, stregato. Uno per il supporto, due per le belle parole. Thank you, thank you. Ma che questo livello mi sa che non ci sono polli. Cosa? L'ora che lo conta come arma si può moddare. Mi hanno detto di no. Però credo che, essendo che lo conti come arma, parte nei primi stage e diventa tipo inutilizzabile. È
Bernardo Solivello, lo dicevate prima. Allora prendiamo sicuramente coltelli. Fatto di sto PG qui è che non scala, cioè nel senso, contrario degli altri. Bella che con i 44, thank you. Cross. Non so se prendere cross oppure no. No, per adesso pimpiamo Axe. Sono indeciso. Ho banisciato l'hack, eh? Allora ci sta che la passo quella. Hai tolto l'hack, non trovi niente di buono. Vaffanculo. Whip. Per adesso siamo in uno stage normale. C'hanno la vita aumentata loro? Ah, forse non c'è scritto qua. Sono prima lo start. Ah, e poi esatto, mi pare che ho banisciato l'Orel, eh. L'ho rollata l'hack. La chat non è attenta. Axe, anche palle però, Axe. Voglio la whip io. Triplo! Fuck! Fuck. Se manco tu lo sai, ma perché io devo pensare a tante cose contemporaneamente? Devo pensare al gioco, allo stream, alla chat, alle bollette che devo pagare. Cioè, ho tante cose da fare. Ah, aspetta, mi sa che devo ricollegare treccine. Mi fate un bot per vedere se worka treccine? Sì, ha scritto adesso, perfetto, brava treccine. Cazzo, che palle che quando ha il tabbo. Ok. Whip! Mia! Ci crede nessuno che paghi le bollette influencer, esatto. Rune Tracer, tanta roba, go, mio. Che palle che gli hanno messo gli scheletrini rossi. Cioè i dev hanno detto, ah, mettiamo un level bonus challenging. Che mob mettiamo? Sicuramente gli scheletri. Figurati, cazzo. Tanto si sa che sei in campagna di... Ma guarda, l'assegno familiare di Marta sai che l'ho chiesto oggi. E ho scoperto anche grazie a Snow che il mio commercialista mi ha scammato 20 euro perché in realtà non dovevo pagare per richiederlo. Quindi già di default sono stato scammato anche oggi. Tanto praticamente mi dovrebbero dare gli arretrati, quindi... Ok, whip. E anche oggi si guadagna domani, esatto. Tutti assieme a rate, non ne ho idea.
C'è uno scheletro strambo. Ok. Grazie per i cheer, stregato. Chiamarti a mia figlia. Gli arretrati te li danno tutti assieme. Ah, ok, dai, buono. Ma tra l'altro, c'è, nel senso, uno lo prende fino ai 21 anni, regà. Figa, ecco perché non trovate lavoro. Perché porca puttana fate i mantenuti. Fino a 21 anni è infinito. Sì, che non ti danno un cazzo, però vabbè, oh. Sono lì, prendili. Cioè, 4 ore a mezzo. No, non mi pare 30, non vorrei dire una puttanata, eh. Allora, noi abbiamo uno slot arma, Bibbia, Pentagram, Cross, Pentagram, ragazzi, proviamo, go, è la RAM Pentagram. Sì, va in base al reddito quello che prendi, e mi pare che il massimo sia tipo 40-50 euro, quindi non lo so, ancora me lo devono dire. Io dipendente ne prendo 120 euro la partita IVA, prendo nel culo. Sì, anch'io la partita IVA. È la Pentarun, let's go. Vediamo. Già sparano troppi proiettilini per i miei gusti di sausage. Grazie, stregato. Pentagram again, tira giù su no, knife no, rune tracer, oppure potrei... No, Pentagram va pimpato subito. Perché prima lo pimpi, meno danni fa. Quindi se c'è Pentagram ha sempre la priorità. Però è vero, qui non ci sono i polli, quindi sicuramente la whip puppata porta salvezza. Pentagram sia. Dai, dammi una bella crown adesso, così sto tranquillo. Basta Garlic, raga, Garlic è la merda. Pranzo di oggi si stanno trovando solo di mangiare tanto. Io ho mangiato l'insalata questa sera. L'insalata senza insalata. C'era una... non mi ricordo come l'ha chiamata mia moglie. Nome strano, sicuramente non del nord. Buonissima però, eh. Cioè, c'erano dentro tipo i pomodori, il mais, il tonno, le cipolle di Tropea. Knife, va bene. La caponata, bravo. In realtà l'ha chiamato in un modo diverso, credo. Forse non è, però suona tipo caponata. Probabilmente ha detto caponata ma in dialetto, perché ne parlava al telefono con sua madre. Le cipolle di McCandy. Ma andate a fanculo McCandy, va. Figa. No, non è la caponata, non mi ricordo come si chiama. No, ma non era la caponata, regà.
La chiamata in un modo sano, sempre con la impepata. Ma come l'impepata di cozze? Non era l'insalata di riso, l'insalata di riso ci metti il riso, no? Era tipo un'insalatona senza però l'insalata, ma con tutte le altre verdure. Knife spinaccio. Allora sicuramente armor, così almeno la allocchiamo. Però minchia, abbiamo veramente poco DPS, raga, ma poco un cazzo. E l'insalata russa va bene. Insalata consata, no, non aveva insalata nel nome. La giardiniera, no, nemmeno. Sai, io potrebbe essere mappazzone? Ha un nome strano, non so se è mappazzone, però ho sentito che ha detto un nome strano, ho detto, ah, mica, si chiamava così quella roba lì. Cos'è il mappazzone, chat? Se mica mi ha one-shottato, what? Ma è il PG che ha tipo uno di vita? Erano due boss, sì, ma solo uno mi ha toccato. Da una scelta di ingredienti disomogenei si presenta davvero male. No. Una roba tutta assieme, no. Ma è il PG, ragazzi, che è una merda o... No, ha 100 di vita, però. Anzi, addirittura 6 di armor. Might 125. Alla morte verde devi scappare. Go, try again, allora. Oh, finalmente sono whippato una volta. Figa, non whippavamo mai più. Quindi magari qui serve speed. O magari anche Laurel, visto che sappiamo che arriva la morte qua. Laurel, proviamo, raga. No, don. Domani ve lo dico, dai. Crown per il pentagram. Proviamoci. Neppure si vede la barriera di loro, è il vero cazzo. Un tracer non mi sembra così fondamentale. No, però è forte, eh? Esatto, se non ci sono i polli, sì, sicuramente la frusta o comunque un qualcosa che ti dia sustain serve. Quindi io dico frusta. Ah, il fatto è che se vogliamo usare pentagram mi serve il book per i cooldown, se no è una merda. La pomarola, ma la pomarola serve l'aglio, fa cagare, cioè fa cagare. Cioè meglio la whip, che comunque mi curo e mi curo facendo danni. Esatto, Phoenix. Non è che devi ripetere quello che dico io per farti... Non ho mica capito. Adesso mi dirai, no, ma c'è il delay tra quello che dice quando scrive. Sì, come se non ti conoscessi. Ah, io mi prenderei le... Ma le wings sgombano? Scombano con qualcosa, non mi ricordo. ma non è una ricetta che... Così, Don, cioè nel senso ci metti dentro il cazzo che vuoi. Non scombano con niente. Però io le prendo lo stesso, chat. Avete capito? Le prendo lo stesso. Ok, buff non ce n'è in giro.
Grazie, stregato. Siete pronti ad assistere all'Aran? Chat? L'Aran dove tutti voi pensate che non ce la faremo, ma invece sarà un dominating totale? Reroll. Whip. E se poi non ce la facciamo? Ce la facciamo, Gianni, ce la facciamo. Ma che guffato la run. Io sono super chill. Sono qui tutto svaccato. E so che ce la farò. Con il mio testicolo ambulante, con un omino che ne esce fuori. Possibile perdere? Però fatemi capire, se abbiamo se finiamo questo livello, rip questo gioco, l'abbiamo finito. GG. Ci dobbiamo aspettare poi una patch che non avverrà mai più. Si livella di merda perché non ci sono nemici, sadly. Si livella di merda perché non ci sono nemici. Cioè, possiamo dire quindi che abbiamo dominato il gioco in tre stream? Sì. Devo fare il round 15 minuti, vabbè, minchia però. Ma gli arcana come li sblocco? ci sono altri 6 personaggi segreti, vabbè, però i livelli sono quelli. Ah, c'è da dire che lui ha tanta armor. Se io faccio Rune Tracer e quindi prendo armor, arriva ad avere un quantitativo di armor importante. Quindi io prendo armor, chat. Perché questa è la mia run. E io ad ogni run ho idee diverse, che funzionano sempre. Anche le più inaspettate. Allora, possiamo banisciare Tiragi su. Anzi, possiamo banisciare Skullomaniac. Il gioco è abbastanza piccolo, non come un Isaac. Ma mica anche Isaac è uguale, solo che poi lo devi rigiocare con 1000 PG diversi, no? Cioè, mi ricordo che ci avevo giocato tipo un paio di giorni ad Isaac in stream ai tempi, e comunque l'avevo finito, solo che poi lo dovevi rifinire, eccetera, eccetera. Potremmo prendere Freeze Enemies in Time, ma non lo faremo. Pimpiamo Laurel. Aspetta a prendere Spinach. Allora, la cosa ce l'ho, mi serve. Ma forse Spina ci andava bene. Jump King l'avevi giocato, sì, ma non l'ho finito però. Sì, ma il problema di Isaac è che rifai sempre le stesse robe, cioè nel senso, questo ogni volta lo stage è diverso, i mob sono diversi, eccetera eccetera. Anche che il gameplay è lo stesso, comunque cambia. Isaac no. Cioè cambia l'arma, cambia la run, eccetera, ma i livelli li conosci, i boss li conosci, è quello che non mi piace di Isaac. Un secondo. L'unico problema di questo gioco è che svappo troppo, perché col fatto che gioco con una mano sola svappo come un matto.
Allora, potremmo fare l'Orel oppure le Wings. Wings, le più furbe siamo noi. Na 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 na, insieme. Oh baby. Che ora non mi hanno fatto niente. Ah no, grazie, c'ho l'Orel. Ah, direi di scendere e provare a recuperare qualche gemmetta rossa se ce l'abbiamo. Che siamo solo level 12 al minuto 6, raga. Malissimo, malissimo. No, niente rubini rossi perché non abbiamo ammazzati abbastanza, sadly. Dobbiamo raccoglierla l'XP, c'è questo da fare. Baby, L'Orel again. Abbiamo tre slot armi. Io direi fulmine, pentagram. E Rune Tracer. O forse Rune Tracer. Piccione non scomba con le wings. Nope, bello soldino. Piccione scomba con piccione, tu prendi due piccioni, li metti assieme e fai il piccione arcobaleno. Ma io l'ho provato una volta, non mi sembrava così forte. Forse devo prendere l'ascia. Volendo possiamo prendere il boomerang. Però vabbè, ho preso l'armor, quindi ero un tracer per forza. Potrei prendere il boomerang che non si uppa e lo vado a compensare con le ali. Sì, boomerang lo dobbiamo prendere. Ah, abbiamo quasi evoluto la whip però, e manca un livello di whip e ci siamo. Pentagram e... ma pentagram alla fine... cioè quando spara, spara, quindi nel senso è inutile forse scombarlo col fulmine. Le ali compensa... E vabbè, ma l'arma base è già morfata, quindi ci sta. Ah, tu dici è vero. Hai ragione. Hai ragione. E adesso decide, in base a quello che viene fuori. Sì, dai, allora i fulmini possiamo prenderli. Ah, teoricamente prima intorno ai 10 minuti, 15 minuti è arrivata la roba che mi ha one-shottato, regà. Credo di sì. Bibbia? No, la Bibbia è una merda. Al decimo, quindi arriva adesso. Ok, allora dobbiamo tornare sotto a sto gruppo di mob, se no non li ucciderò mai senza frusta. Dai, potevi darmi una frusta. Allora, prendiamo l'ascia. Vabbè, prendiamolo. Cazzo, avere la frusta uppata sarebbe stato OP. La Bibbia è buona per tenere i mob lontani, vero? Ma me. Ascia again. Oh, si inizia a expare, chat. Iniziano ad arrivare copiosi mob. Va bene, prendiamo il fulmine. No, non ne sono convinto. Prendiamo l'Orel.
È vero, anche perché allora il conta come arma. Prendiamo ascia. Ah, noi adesso abbiamo Whip che scomba col cuore, l'ascia che non scomba con un cazzo, quindi mi manca la passiva della cosa, quindi dovrei prendere Pentagram sicuro. Pentagram e Cross, raga. O forse potrei prendere... Prendiamo Wings. Madonna mia, è una run di un gridume, ma io lo faccio. Ah no, è vero, Pentagram era un tracer, dobbiamo prendere noi, giusto? Quindi ora prendo Wings. E di passiva prendiamo Empty Tomb. E mi manca qualcosa di importante. No, posso prendere il candelabro per le asce, sì. Ok. Candelabro. Empty Tomb. Corona. Fuck, candelabro, pentagram, ok, empty tomb, va bene, dobbiamo fare questa cazzo di whip, pentagram e scomba con la corona. Molto benissimo. Dai che adesso livello mi dà una cazzo di... di frusta, vero? Fuck. Va bene, abbiamo Rune Tracer almeno. Ah no, ma la frusta l'ho upata. Ok, posso uccidere lui o parla? Go. Easy. Ma la morte mi cizza tutta la vita, se ne va, cazzo. Cioè, devo farmi tutto il livello con la morte dietro, spero di no. Let's go, triple! Pam 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 pam. Ok, corona, frusta uppata e cuore, va bene. Sfiga per il cuore, però per il resto good. Ah, con pentagram se n'è andato, ok, good. Very good, allora abbiamo la frusta pimpata, quindi ora ci possiamo curare. Plam, 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 no, 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 no. Candelabro. Absolutely. Minchia, guarda la fottuta whip col candelabro, raga, diventa rotta. Cioè, swinga full screen praticamente. Param, pam, param, param, pam, param, param. Ascia. Sì, dai, ci può stare. Ciao Chris, welcome. Welcome, welcome. Io direi prima Tom, raga. Pentagram tutta la vita, però mi fa fuori tutta l'XP. Oppure siamo fortunatissimi. È sicuramente andata. I feel it. Va bene, Axe? Sì. Va bene, va bene. Non conviene prendere l'XP in caso arrivi Pentagram. Too late. It's too late. Rune Tracer, va bene. Oh, sta andando bene la run, eh? Io sento che ce la faremo, chat. Non so voi, ma in nome della team che ha fatto esplodere lo stream e tutte le vostre connessioni, noi ce la faremo. You doubt,
bitch. Ok. L'ha detto, l'ho detto. Ok. Ah no, devo andare verticalmente, cioè nel senso verso il su, verso l'alto. Che brutto dire verso il su. Devo andare verso l'alto perché scendendo è troppo più hard. Mi servirebbe un magnete. Magnete sarebbe veramente good, anche perché tra poco credo che arrivi il pentagramma. Candelabro cooldown. Vabbè, uguale, dai. Sono entrambi good. Eccolo qua. Però non ci ha deletato l'XP. A che livello è? Minchia, ancora 5 livelli di pentagramma. A voglia. A voglia. Ah, gli oggetti non escono, neanche il ciucciacoso, ok. Pentagram. Meno 4. C'è una chest. Ah, mi devo ricordare quando sento che sta per arrivare il pentagram di correre a fanculo. Dai, dammi un pentagram, fai bravo. Però sei gentile, cazzo. L'importante è che la fortuna non ci abbandoni mai, chat. Madonna, c'ho anche Rune Tracer che è bassissimo. Sì, a 2. Quindi siamo belli che lontani da essere pronti per qualcosa di serio. Pentagram. Ah, già 45% di non distruggere gli item. Una buona percentuale, mi piace. Cioè con 45% sullo Stark, cioè chi della gente firmerebbe, nero su bianco proprio. Paco, se domani non fai 1400 ti sgildo, hai capito? Ti mando a giocare cazzo con l'Italian Legacy. Pentagram al 6. Esploso tutto, cazzo. Ti manca un livello, dai che ce la fai. Nella gilda dei piedini di Zoe. Pentagram go, nice. Come sette Oning, che cazzo dici? Sono sette Oning un punto? Ma non è vero. Ah, 7 fail, ok, perché lo fai colpiti, va bene. Ma ci sta, ce la fai a farli domani. Asha empty tomb direi. Potrei aver fatto una cazzata, chat. Corona, speed. Devo essere minchia giga fast. Cioè, i nemici non mi devono vedere. Io figurati che da quando ho fatto 1400 non ho più provato a fare niente. Quando metteranno il content 1415, quanto cazzo ci proverò, sono pieno di roba. Sono pieno di roba, tipo 6000 cristalli blu. E so che fallirò, non riuscirò a fare 1415 e disinstallerò. Ma ne sono certo al 100%. Pardon, no, scusami, non sono 6000. No, 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 6 stack da 9999, pardon. Pardon, nella mia mente 60000. Pardon, pardon. So già che non ce la farò, so già che forse arriverò a 1410. A che prendo e disinstallo.
Rune Trace. Allora, potremmo banishare anche qualcosa, per togliere... per togliere chance. Però no, ormai siamo full, esce solo roba che abbiamo. No, cazzo, banish, sei scemo. Rune Tracer o Axe? Conviene Axe forse, dai, sì, perché poi la morfiamo. Conviene assolutamente Axe. Triple! C'era che lo stream era finito, perché un'ora e qualcosa fa è droppata internet. Cioè, è droppata team in mezzo Italia e... anch'io. Non ho morfato un cazzo, ma scusami, perché non l'ho morfato? Perché non mi ha morfato l'ascia, scusami? Ah, mi mancava ancora uno, ciao Joe. Fuck, l'ho trollata, chat, dovevo aspettare. Datemi un named! Va bene, dai, adesso ci siamo messi un po' in pari con i livelli. Inizialmente livelli lentissimo qua, però poi adesso è normale, anzi forse anche veloce. Pentagramma all'8, molto bene. Pentagramma all'8, molto molto benissimo. Plum, 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 plum. Eccolo. E questo è un triple, regà. E qui ci morfiamo Pentagram, Rune Tracer e Ascia. Boom. O forse no. O forse no. Va bene. Va bene, va bene. Abbiamo allargato il nostro DPS. It's ok. Ah, mi sa un po' in culo che non vedo Laurel con sto PG. Cioè, si vede l'alone verdino sotto, non si capisce un cazzo. Rune Tracer. Allora, Rune Tracer mancano... ok, mancano solo due livelli di Rune Tracer e abbiamo cappato tutto. Tanto in questo delirio manco li vedo i named a volte. Nope. Veramente ha fatto esplodere tutto. Fuck RNG. Il penta combinato cosa cambia? Che non ti fa più scoppiare l'XP? Lo fa molto più spesso e sai quando sta per arrivare. Rune Tracer, ci siamo ragazzi, ci servono solo i named. Eccone uno, no, non è vero. Ma che cazzo? Un gioco di tirchio non mi vuole dare i mob? Dammi i mob! Armor. Armor. Eccolo! E questo è un triple, regà. Facciamo jackpot con lui. Look at this. Altro che ci serve luck. Vieni qua. Ma cazzo lo sto spedendo? Quanto spingono le asce? Dai, porca puttana! Sei serio?
Oh shit. Questo potrebbe failarmi la run, raga. Tutto questo potrebbe failarmi la run. Cioè, mind blowing. ...65 non è 100... eccolo qua... Let's go... È entrato il PT System anche qui, vedi... Il gioco ha avuto pietà di me... No, mi ha umpato Rune Tracer e non Pentagramma... Veramente... Perché, scusa? Ah, te lo umpa a caso... Io pensavo fosse in ordine... Bastardo di un gioco bastardo... Va bene, abbiamo Rune Tracer, più lucine. Più lucine, è diventato Boom Boom Rocket. Let's go. C'è l'RNG nell'RNG praticamente. Va bene, va bene. Adesso saliamo un po', poi scendiamo, ci facciamo la scorpacciata di XP. Go. Vero? Che ora mi dai i miei diamantini rossi. Zun zun. Una chest la vedo, la sento. Ok. Avevo l'85% di possibilità che Pentagram non distruggesse i miei sogni e invece... Va bene, eccolo qui il nostro Pentagram evoluto. Direi che abbiamo finito, giusto? Ci mancano forse il cuore, va bene. Siamo full build, chat. Push. Ok. Ok. Va bene. Ok. Sì. D'accordo. Perfetto. Abbiamo fatto un po' di livelli. Bon. Saremo fermi 8 minuti, chat. Io non mi muovo. Ovvio, se arrivano i boss mi muovo, solito. Ciao Bowsy. Tibe, bienvenido. Tira su tutta l'exp della mappa, no, dello schermo. Hai dell'exp buggata sotto al boss, cioè? Cosa vuol dire? Ah, sotto PG, vabbè, perché c'è l'hitbox rotta. C'è l'hitbox rotta sto PG. Con il book non ha CDR Pentagram. E ne ha poco, cioè ne ha tanto. Cioè, in sto tempo qui comunque se mi arriva la zergata finale cattiva ci muoio, eh. No, te gioca.
Sembra tutto troppo facile per essere il livello più hard del gioco, eh. Mi sembra tutto troppo facile, sono onesto. Calcolando che ho fatto una build a sentimento. Ora muore, probabile. Infatti guarda quanto mi curo con la whip, anche quando prendo danno, minchia mi... Se sono tanti mob, con una swingata di whip mi fullo. Perché alla fine ho 125% di might. Vabbè, il recovery non mi fa vedere le glitch, no. E ho la carta, quella che ti aumenta le cure, che credo procchi anche sull'autocura. Gli ultimi 5 minuti, signorine. Gli ultimi 5 minuti. No, per adesso sono messo bene. Cioè vedo che comunque mi arrivano sotto ma non mi fanno danno. È perché la whip che minchia col libro del CDR, ragazzi, swinga all'infinito. Cioè guardatela, la whip swinga senza fine. Cioè la whip è un costante swingare. Notte Barbossa. Guarda tutte le gemmine che ballano, sì. Ok. Io rimango comunque fermo e sembra che io stia tankando, va bene? Allora, qui il problema sicuramente arriverà con qualche boss che arriva, perché vedo che loro hanno un botto di vita. Quindi sicuramente anche il boss col cazzo che l'ho sciotto. Però mancano 3 minuti e mezzo, la mia vita sta scendendo. La mia vita sta scendendo, risalendo. Oh cazzo. Credo che dovrei iniziare a muovermi ora, sì. Credo che sia il caso di iniziare a muoversi. Bella macumba. Ok. Ora focus, 3 minuti to the end. Va bene. Ah, il fatto che se io mi muovo così è un casino. Esatto, adesso credo che debba andare all'ingiù. Bene. E solo fare la sacco da box fino ad arrivare al pentagramma. E non è semplice, eh.
Cioè, dovrei comunque tentare di non farmi ittare, cosa che credo sia alquanto impossibile qui, per tenere up Laurel. Solo che nemmeno riesco a vedere quando... Tipo adesso è up, ok. Ma non riesco a vederlo questo cazzo di PG. Se Pentagram è così rotto non conviene usare... Ma non è rottissimo Pentagram, ripeto, perché comunque... secondo me c'è altrettanta roba fortissima. Cioè io preferisco il DPS costante, onestamente. ...28 minuti, signorine! Porca troia quanti, però! Va bene, arriva il pentagrammo. Arrivano i danni, eh! Arrivano veramente i danni appena mi si avvicinano ora. 28 e 40. 1 minuto e 15. Ce la faremo, chat. O non ce la faremo. Al nostro primo try. Ok, meno un minuto. Oh cazzo, questi mi sembrano incazzati come delle bisce. E qui è il momento delle ali. La cassa, e vabbè sti cazzi la cassa. Rimaniamo vivi, chat. 30 secondi. Non ho più voce. Ok. Venti secondi. No, se mi hitano scende la vita, Nico. Fidati, sto doggiando un botto. Non sembra, ma guarda che sto doggiando un botto. Ok, we did it, easy, oh, livello nuovo difficilissimo, Johnny, non ce la farai mai, first try, con la mia build, con la build con speed, regà, la build eclettica, altro che le build, ah no, ma devi usare questo, devi usare quell'altro, fatto metà run, fermo, easy clap. Perché la morte non è morta? È perché la morte mi ha ucciso, altrimenti se la morte moriva, poi chi cazzo era la morte? Se la morte era morta, che cazzo faceva la morte? Pentagram ha fatto solo 78 milioni di danno. Cioè Pentagram, ragazzi, aveva comunque un DPS più alto delle altre. What the hell? Che era un tracer, non ha fatto niente. Ah no, perché era un tracer, dovete vedere No Future, raga, non Rune Tracer. Ah no, ma tra l'altro è vero, quello è il pentagram normale. È vero, cioè Gorgeous Moon ha fatto 5 milioni. È il pentagram che ha fatto 78 milioni. Porca troia. Such damage. Unlock skips. Cosa cazzo sono gli skip? Power up. Skip. Toys per rank allow to skip level up choices to get experience instead. Ah, figo, OP. Vabbè, con questo è ancora più easy, regà. Con quello è ancora più easy. Bene, signorine. We did it. Abbiamo ufficialmente finito il gioco. Cazzo, mi dispiace, perché era veramente figo. Sono state tre serate molto belle. Forse sì, un pelino too easy. Avrei preferito whippare un pelino di più. E come non è finito? Gli stage sono finiti. Cazzo vuol dire che non è finito?
Ah no, aspetta. Eh sì, non c'è più un cazzo sotto. Ah beh, in early, ok che in early. Per adesso è finito, quando aggiungeranno lo continueremo. Un Lox ora c'è tutto teoricamente, ci mancava. Ah beh no, qui sono le challenge diciamo, però vabbè non mi metto a fare sopravvivi 15 minuti lì. Cioè, le abbiamo fatte comunque quasi tutte, 77 su 88. Cioè sono robe che ci devi mettere, ma niente di che, vedi, fare una run con Croci, Giovanna. Fare il 100 con qualcuno nelle run che ho fatto, l'ho fatto, e devi fare lo stage 2. Nello stage 2 fare il 100 è una cazzata. Forevermore. Va bene, non vedo l'ora che aggiungano roba. Ogni volta che aggiungeranno roba, ragazzi, noi torneremo in battuta sul gioco, perché è veramente veramente figo. Sono contento che un italiano abbia fatto questo giochino.